Andiamo avanti con il terzo e il quarto movimento di Ravel, del duo di Ravel. Il terzo movimento è un omaggio di Ravel alla musica del passato, lo stesso che aveva fatto nel trio, no? Anzi, assomiglia moltissimo al trio violino, violoncello, pianoforte. All'inizio sembra proprio c'è linea. Quindi inizia con questo tema che ricorda appunto la musica gregoriana, possiamo dire. A un certo punto entra un colore lunare. Lo sentirete benissimo con degli armonici, un tema proprio freddo e lunare. E come diceva la violinista amica di Ravel, che ha suonato le prime volte questi pezzi, a un certo punto le due belve c'è un grande combattimento tra due belve, una tigre e un leone. Ed è proprio veramente un vero combattimento, prima di tutto perché le armonie che usa sono durissime, dei suoni molto molto duri, ma poi dice Ravel fa fare un crescendo esasperato e mette dei colori proprio da molto molto violenti, per finire poi questo secondo movimento sempre ricordando l'inizio, questa musica antica, addirittura come finiva il primo movimento, vi ricordate, con quegli armonici, con quei suoni vuoti, ecco, qui trova addirittura un modo per suonare insieme questi suoni vuoti e dei suoni invece reali. Il quarto movimento, Ravel voleva che fosse come un coniglio meccanico, no? I giocattolini che si muovono così meccanicamente, perché è veramente da giocoglieri, anche qui il lavoro che fa fare agli strumentisti è veramente esasperato, pizzicati arco. C'è un tema da tamburino, che sembra proprio da percussione, poi arriva una specie di marcetta e per finire tutti i temi che si sono sentiti, addirittura l'accompagnamento famoso dell'inizio del primo movimento si sentirà nell'ultima parte di questo movimento. C'è poi una cosa da dire, che è interessante, che leggendo delle lettere di Ravel al suo medico, è venuto fuori che questa violinista in realtà era sì una bravissima violinista, ma deve essere stata una rompiscatole e non proprio così precisa nelle sue esibizioni. Così che tutti questi appunti che Ravel faceva di andare a tempo, erano rivolti a lei.